Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Settembre 2000 è tornato e come potete vedere ho già risolto il problema della mia videocamera, che era una gran cazzata. Allora, guardando nei commenti del video che ho fatto col cellulare, ho visto che Dark Zero gentilmente mi ha suggerito di controllare la scheda SD, siccome era quella ad essere bloccata. Perché doveva esserci una specie di levetta, tastino, chiamatelo come volete, che indicava che la scheda era bloccata. Quel tastino effettivamente c'era e l'ho semplicemente mandato in giù e ho sbloccato la scheda. Mi sono sentito un gran coglione, sinceramente. Comunque, oggi è giovedì e invece di portare un'altra lotta Pokémon, un altro video a caso, ho deciso di proporvi questa cosa. Come vedete qui non ho Pokémon Y, bensì Pokémon X, perché volevo iniziare una Nuzlocke Challenge. Quindi, prima di fare qualsiasi altra cosa, andiamo a vedere che cos'è questa Nuzlocke Challenge. Allora, la Nuzlocke Challenge praticamente è un insieme di regole che praticamente creano un livello superiore di difficoltà in questi videogiochi. Avevo provato già, se vi ricordate, i primi iscritti che ho, se lo ricordano, a farne una in Pokémon Soul Silver, però sinceramente veniva un po' male e cioè è ancora lì, nel senso che io lì avevo detto che mi sarei allenato fuori video per accelerarla, visto che io non lo faccio sul computer ma sulla Nintendo, sarebbe veramente un po' noioso vedere che mi alleno continuamente. Cioè, non so se avete presente, May Sanders fa le Nuzlocke sul computer, è molto brava, però lei fa sul computer, accelera anche, quindi si allena pochissimo, io ci metterei 20 anni. Vabbè, se la cosa vi interessa, in Soul Silver adesso c'ho tipo... sono ancora alla casa di Mr. Pokémon, quello che vi dà l'uovo lì, dove prendete il Pokédex. Non ci sono ancora entrato, e c'è tipo Croconaw già al 18, già evoluto, che sta aspettando lì da 20 anni. Comunque, dicevo che l'insieme di regole, appunto, la Nuzlocke, volte a creare un livello superiore di difficoltà in questi videogiochi Pokémon. Praticamente ce le siamo imposte noi, diciamo, noi allenatori. E hanno lo scopo di incoraggiare inoltre il giocatore a usare, diciamo, Pokémon che normalmente non verrebbero usati. Cioè, per esempio, io ne avevo fatta una, cioè no, ne ho una in corso di Pokémon, scusate, di Pokémon Zaffiro, che vabbè, non sto facendo il video perché è a qualità bassa, quello lo vorrei fare sul computer. E c'ho tipo Linun. Ecco. Comunque, praticamente le regole della Nuzlocke sono semplicissime. Le regole di base sono due, ovvero che ogni Pokémon che va KO è considerato, diciamo, KO totale, nel senso permanente, e bisogna liberarlo. E il giocatore può catturare solo il primo Pokémon che incontra nel percorso o nella città, in qualsiasi posto si ottengano Pokémon. Il primo che prende in quella zona è quello e non se ne possono catturare altri. Se quel Pokémon però va KO o fugge in qualsiasi caso, non c'è una seconda chance, nel senso che l'avete perso, non potete più catturare in quella zona. E vabbè, poi c'è anche un'altra regola basilare che non è proprio una regola precisa, però il fatto che i giocatori devono anche dare un soprannome a tutti i loro Pokémon per consolidare, diciamo, il legame. Il fatto è che io mi dimentico spesso di dare soprannomi, quindi se vi accorgete che io non do il soprannome, io di solito se non do il soprannome lo metto nel box e aspetto di arrivare al giudice onomastico per poi cambiarglielo, così almeno gli ho dato il soprannome. Ci sono molte altre regole opzionali che io vorrei usare, ne vorrei usare un paio. Allora, andiamo a leggere, andiamo a vedere qualche regola opzionale. Per esempio, non so, la regola, quella del primo incontro, appunto, si può variare per evitare una doppia cattura. Nel senso, se io catturo Zigzagoon, vado in un nuovo percorso e trovo Zigzagoon, posso fare fuga, mandarlo KO e cercare un Pokémon nuovo. Però, se ad esempio io ho Zigzagoon e trovo Linun, devo catturare Linun anche se nella sua linea evolutiva. Cioè, io dovrei far evolvere Zigzagoon in Linun per poter saltare anche la sua evoluzione. Ecco. Poi, vabbè, le più classiche opzionali sono ad esempio che non bisogna catturare o utilizzare il leggendario, bisogna vietare la Master Ball. Comunque, io allora vorrei usare anche un paio di regole opzionali, cioè. Io non userò la Master Ball, però Xerneas lo vorrei catturare. Nel senso che, siccome non so dove va se lo mandi KO, o credo che in X vada catturato per forza. Sinceramente non mi ricordo perché l'ho finito troppo tempo fa e non mi ricordo, ma credo che lì qui vada catturato per forza.
Per quello, siccome non sono uscite ancora le regole ufficiali della Nuzlocke DX e Y, cioè, sono un po' bloccato, diciamo. Comunque, è uscita però una specie di regola che si può fare, una variante della Nuzlocke DX e Y, che praticamente tu devi catturare assieme allo starter altri 5 Pokémon, scambiarli con lo scambio prodigioso e finire il gioco con i 6 Pokémon che ti arrivano. E io non lo farò. Comunque, adesso direi che ho parlato fin troppo, scusate questa lunga e estenuante premessa, intanto avviamo il gioco. E dunque, dicevo che comunque, allora, io non userò la Master Ball ma catturerò Xerneas. I Pokémon, invece di liberarli, siccome a me dispiace liberarli, li metterò in un box a parte che chiamerò KO. E mi servirà per ricordarmi che ci sono i Pokémon KO, appunto, che non posso più usare. Nel box 1 invece metterò i Pokémon che magari catturo ma che ancora non uso, però casomai me ne andasse uno KO lo sostituisco con quello. Allora, sinceramente qua Pokémon, allora, possiamo vedere che ha molte lingue, cioè coreano, giapponese, tedesco, spagnolo, francese, inglese, italiano. Allora, io volevo giocarlo in inglese perché essendo una lingua universale io so che tra i miei iscritti c'è anche gente non italiana, diciamo, e volevo giocarlo in inglese. Il problema è che sono un po' ignorante in materia, nel senso, io potrei giocarlo in inglese, ma non mi ricorderei più le cose da fare. Quindi scusatemi, ma io lo giocherò in italiano. Inizia il gioco. Molto bene. Chi è? Oh, una palla, perfetto. Lo sapevo che era una Pokéball, dai. Allora, ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Ah, qua non si può saltare. Mi presento, mi chiamo Platan e sono il professore di Pokémon della regione di Kalos. Perché lanci le palle a caso? Ah, ok. Sì, perché in questo mondo ci sono tantissimi Pokémon, non l'avrei mai detto. Oh, che bello! Axorus! I Pokémon sono creature misteriose che puoi incontrare nei luoghi più remoti. Alcuni scorrazzano sulla terraferma, altri volano nel cielo, altri ancora nuotano in acqua. Grazie al... Noi esseri umani viviamo assieme al Pokémon aiutandoci a vicenda. Dimmi qualcosa di te, sei un ragazzo o una ragazza? Ardua scelta, ma io credo che farò il ragazzo. E che aspetto hai? Dunque, in Y ho questo. Purtroppo non sono biondo, quindi vabbè, userò il palliduccio magrolino. Perfetto, e dimmi come ti chiami? Ho troppe pretese a sto qua. Allora, vabbè, direi che in onore al mio canale io possa... Ah no, aspetta. No, è vero. Vi spiego perché non mi sto chiamando Sceptile. Se riesco a trovare il tasto Select. Non lo trovo. Ah, bastava fare così. Sì. Allora, mi chiamerò... Dimmi che ci sta. Sarebbe il primo gioco Pokémon dove ci sta il mio nome. Ci è stato. E avanzano 4 spazi. Allora, mi chiamerò Gabriele come mi chiamo io, ovviamente. Perché qua i vostri amici, Gabriele, giusto? Sì. Perché qua i vostri amici vi chiedono, cioè vi vogliono dare un soprannome. E se voi scegliete altro tra le opzioni, potete scegliere voi il soprannome da darvi, diciamo. Quindi come soprannome io mi darò Septile 9000. O solo Septile, poi vedrò. Gabriele, ti auguro di incontrare tanti Pokémon e di fare nuove preziose amicizie. Forza, andiamo, il mondo dei Pokémon ti aspetta. Non ci volevo neanche venire io. Devo stare a dormire. Questo ti trascina. Oh! Fletchling. Beh, dai, la mia stanza è figa, dai. C'ho la Wii U. Bella merda, poteva mettere l'Xbox One? No. O la Play 4. Non vedi sto bastardo. Vabbè. Allora. Bene, iniziamo ad aggirarci per la nostra stanza. Come sono sexy. Dunque, cambio un attimo le opzioni. Allora, voglio una velocità testo veloce. Pokémon in lotta. Sì, sostituisco. Sfondo lotte, comandi. Ok, questo è tutto normale. Allora, ecco un'altra regola che voglio utilizzare. Questa che adesso andremo a vedere. Allora, il mio codice, ti prego, dimmi che si vede. Ok, vedete il mio numero identità qui. Allora, l'ultimo numero è un 5. La Nuzlocke è particolare perché per la scelta dello starter bisogna guardare l'ultimo numero identità. E se non ricordo male,
Se il numero va da 1 a 3, bisogna prendere lo starter erba. Se va da 4 a 6, bisogna prendere lo starter fuoco. Se va da 7 a 9, bisogna prendere lo starter acqua. Se il numero è 0, avete la scelta libera. Ora, siccome il mio numero è il 5, rientra nel Pokémon Fuoco, io sceglierò Fennekin per iniziare questa Nuzlocke. Ma prima non possiamo iniziare una Nuzlocke in pigiama. Anche se avrei voluto. Perfetto. Sono sexissimo. E si cambia. Grazie, grazie. Allora, ragazzi, io vorrei farvi anche una domanda, intanto che conversiamo con nostra madre, grande campionessa di Formula Rayon. Buongiorno Gabriele, dormito come un sasso? No, dormito come un essere umano, perché i sassi non dormono. Allora, dicevo, ho una domanda da farvi. Sapete tutti che arrivati a Luminopoli, praticamente il professor Platan ci donerà un Pokémon a scelta tra Charmander, Squirtle o Bulbasaur. E io non so se devo seguire siccome è uno starter, non so se seguire l'ID della mia scheda allenatore, o siccome è un Pokémon che ti viene dato, se devo contarla come cattura della zona e quindi posso scegliere tra i tre. Beh, qui vediamo le nostre due amiche principali. Io sono Serena, la tua vicina di casa. Io invece sono triste. Ah no, tu sei Shana, ok, piacere di conoscerti. Sono venuto a dirti una cosa importante. Qui nella regione di Kalos vive un illustre studioso di Pokémon chiamato Platan. Che nome di merda. E ha detto di avere una richiesta per noi tre e per altri due ragazzi. A dire il vero, mi chiedo come abbia fatto a sapere di te che ti sei appena trasferito qui a Borgo Bozzetto. Beh, io lo so come ha fatto a sapere di me. Mi ha mandato lui. Ti aspettiamo nella cittadina qui accanto. Sai perché? Stiamo per ricevere dei Pokémon. Forza, sbrighiamoci. No? Preferisco gareggiare per la Formula Rayon. Andiamo, Rayon. Ma dai? Ah no, ok, pensavo andasse. Vediamo, qua abbiamo. Oh, come vorrei un Pokémon, così potrei andare dove voglio. Stronzate. Questa è la casa di Serena, ancora non dobbiamo entrarci. Devo dire che Borgo Bozzetto è una cittadina piccola, carina e sorridente. La scienza è davvero strepitosa. Grazie ai sistemi di comunicazione si può entrare in contatto con altri allenatori di tutto il mondo e divertirsi con loro. Bene. Beh, io direi che possiamo andare. Molto bella come grafica, mi piace. Percorso 1, vicolo Bozzetto. Molto bene, andiamo. Gabriele, siamo qui, vieni. Ma io volevo andare di là. Io vado di qua io. Scusi, un tavolo per 16. Non li avete? Li uniamo. Vabbè, andiamo. Che vuole sto qua? Stavamo proprio parlando di te. Dai, siediti. Stalker. Benvenuto Gabriele, ora ci siamo tutti. Facciamo un giro di presentazioni. Io sono Serena e qui con me c'è Gabriele. Oh, è proprio come diceva Shana. Gabriele, ti presento a Tierno. È un portento nel ballo e lui è trovato. Prende sempre il massimo dei voti, ma è piuttosto modesto. Ah, la natura modesta. Più attacco speciale, meno attacco. Eh sì, proprio così. Ah, che ne dite se ci diamo dei soprannomi per rompere il ghiaccio? Qualcosa come Mr. G per te. Cosa? No, 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 è meglio Super G. E tu, trovato, cosa ne dici? Vabbè. Ma ci siamo appena conosciuti. Shana, così su due piedi, mi metti in difficoltà. Comunque, se proprio devo, che ne dite di Magico G? Perché non lasciamo decidere l'interessato? Ecco, infatti. Io voglio altro. Voglio che voi mi chiamiate come mi chiamo su YouTube, ovvero. Scusate. Non trovo la C. Eccola. Che culo, ci sta perfetto il mio soprannome. Vuoi che ti chiamiamo Septel 9000? Sì. Septel 9000? Mi piace, ti sta proprio bene, grazie. D'ora in poi ti chiamerò così anch'io, è più simpatico. Dai, non resisto più. Quali sono i Pokémon che diventeranno i nostri compagni? Oh, giusto, quando io e Trovi abbiamo conosciuto i nostri Pokémon è stato così emozionante. Sono sicuro che per voi sarà lo stesso. Va bene. Mi rifai vedere sti Pokémon? Scegli un Pokémon, allora. Chespin, Pokémon di tipo erba. Fennekin, Pokémon di tipo fuoco. O Froakie, Pokémon di tipo acqua. Siccome il mio numero era 5, ritira il Pokémon fuoco, Fennekin. Sorridi, che ti riempirò di mazzate. E devo dargli un soprannome, meno male che me lo sono ricordato. Ricevi Fennekin, vuoi dargli un soprannome? Eh sì, mi costringono. Allora, è un Fennekin maschio. Allora, un Fennekin maschio, mi trovo sempre in merda nei soprannomi. Però penso che, vediamo.
siccome Delphox ricorda un po' una strega o uno stregone nel caso in cui sia maschio, comunque un mago, potrei chiamarlo, vediamo. Quasi quasi un nome ce l'avrei, come il protagonista di Fairy Tail, Natsu. Mi sa che sì, sì, mi sa che lo chiamo così, perché l'alternativa sarebbe Barbecue, quindi non so, o Barbecue o Natsu. Dunque, diciamo che essendo che vorrei farla leggermente seria questa Nuzlocke, credo che lo chiamerò Natsu. Barbecue sarà per un altro. La Natsu, ok. Vuoi chiamarlo Natsu? Te l'ho appena detto. Bene, allora il mio compagno sarà Chespin. Insieme formeremo un duo troppo adorabile. Piacere di conoscerti, Froakie, sono Serena. Grazie a te sono finalmente un'allenatrice. Froakie scappa. Anch'io avrei una cosa da darti, è uno strumento molto utile per capire a fondo i Pokémon. Gabriele riceve il Pokédex. Wow. Il Pokédex che ti ho appena dato è un piccolo gioiello tecnologico che registra automaticamente tutti i Pokémon che incontri nel tuo viaggio. Il professore vuole che ci mettiamo in viaggio assieme ai nostri Pokémon per completarlo. Che palle. Trovi, se continui a parlare con quel tono serio ti spunterà la barba. Comunque, 7-9000, ho anch'io qualcosa da darti. È una lettera da parte del professore, vuole che la porti alla tua mamma. Hai capito, Platan. Bene, il nostro compito è finito, adesso io e Trovi partiremo in cerca di Pokémon. Dai, andiamo. Basta che te ne vai. Fattene. Tutta a me. Qui a Kalos è tradizione affidare il Pokédex ad alcuni ragazzi prescelti che partiranno all'avventura assieme ai loro Pokémon. Per prima cosa però devi portare questa lettera alla tua mamma. Niente, qua tutti mi danno ordini. Tutti. Sono appena arrivato e mi sono già rotto le palle. Andiamo a dare la lettera alla mamma. Che vuole questa? Aspetta, 7-9000. Cosa vuoi? Voglio sfidarti, la tua prima lotta sarà con me. Povera bambina. Allora, piccolo Chespin, ecco la nostra prima sfida. Con un Pokémon carino come te non posso perdere. Le ultime parole famose, non vedo l'ora di farle il culo. Manda in campo Chespin. Allora io manderò in campo il mio Natsu. Chissà che natura è, magari è modesto. Direi che senza ulteriori indugi inizio subito con Bracere. No, pensavo di aver già vinto. Oh, il suo Chespin è femmina. Allora la sua Chespin. Molto bene, farò ancora Bracere. Bene, la mia prima lotta nella regione di Kalos è stata una grandissima passeggiata. E anche Natsu credo sia salito di livello, esatto, sale a livello 6, impara Bracere anche se ce l'ha già. Bene, abbiamo sconfitto Shana allenatrice. Ah, Chespin, avrei voluto vederti lottare più a lungo. Usavi Froakie. Però sei forte, 7-9000. Lascia che rimetta in sesto il tuo Pokémon. Non ne ho bisogno. Vabbè, ok, grazie. Allora, prima di consegnare la lettera voglio vedere Natsu di che natura sei. Natura calma. Dai. Quindi è forte in difesa speciale. Fico. Beh, mi va benissimo anche la natura calma. Molto bene, torniamo indietro a dare la lettera a nostra mace. Mamma! Come facevi a sapere che ero io? Allora, com'è andata con i tuoi nuovi amici? Gabriele, ma quella è una Pokéball. No? No, è cocaina, mamma. Hai ricevuto un Pokémon, che meraviglia, complimenti. Allora da oggi sei un allenatore a tutti gli effetti. Domanda. Cosa è una lettera per me da parte del Prof. Platan? Non sarà mica una lettera d'amore. Ah, ah, ah. Che allegria. Che bella calligrafia. Vediamo un po'. Cosa? Una richiesta? Oh, ma certo. Incredibile, Gabriele. Abbiamo appena traslocato e devi già ripartire. Forza, prepariamo un po' di cose per il tuo viaggio con Fennekin. Ma io non voglio andare. Voglio stare a dormire io. Gabriele, è tutto pronto. Ho aggiunto anche qualche vestito. Certo che è successo tutto così in fretta. Come la volata finale di una gara di Formula Rayon. In pochissimo tempo hai trovato degli amici, hai ricevuto un Pokémon e sei addirittura in partenza per un viaggio alla scoperta di Kalos. Ah, non dimenticati questa. E vai, la nostra mappa città che non consulta mai nessuno, vai. Sai già come usare la mappa città? No, non lo so, certo che lo so. Non avevo dubbi, tesoro. Quando vuoi consultarla non devi far altro che selezionarla dalla borsa. Ma se ti ho detto... Vabbè.
Non ho idea del perché il Prof. Platan voglia farti fare questo viaggio, ma un'avventura in compagnia dei Pokémon è sempre una cosa meravigliosa. Mi devo per forza leggere tutti i dialoghi, che palle. Andiamo. Oh, Lion, che tenero. Aiuto. Lion! Ah, è Rhyhorn. No, è Fletchling. Vuole salutarti prima che tu parta. Beh, è normale. Ma perché non posso portarmi dietro anche Fletchling e Rhyhorn? Dopotutto ti conosce da quando sei nato. Buon viaggio, Gabriele, mi raccomando, metticela tutta. Non preoccuparti e ricorda, con i Pokémon al tuo fianco non avrai niente da temere. Mamma, guarda che è una Nuzlocke. Vabbè, ciao mamma, ciao Rhyhorn. Allora, ragazzi, siccome credo di avervi già annoiato abbastanza, direi che posso concludere qui questo episodio. Allora, dunque. Io ve l'ho già detto, vi chiedo solo. Oh, che bello, un giretto su Ryan. Io voglio allenarmi, come dire, fuori dal video un po', giusto quel che serve per rinforzare il Pokémon. Vi giuro che non baro, no, ve lo posso assicurare che non mi metto a barare certo in questa Nuzlocke. È anche vero che se mentre mi alleno Fennekin schiatta, nel prossimo video ve lo dico. Comunque, se questo video vi è piaciuto, come al solito, ditelo con un mi piace, un commento positivo o condividendolo dove volete. Mettete mi piace se volete anche alla pagina di Facebook che vi metto come in ogni video in descrizione. E vabbè, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e nella prossima puntata, se volete che io vada avanti, andremo ad esplorare i nuovi percorsi della regione di Kalos. Da Septelio 9000 è tutto, ciao ragazzi!